Ciao a tutti, oggi è un video un po' esperimento. Allora, perché? Perché ho fatto queste creazioni, come sapete bene, 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 se guardate i miei scopriamo creazioni in resina, e queste creazioni sono di un opaco incredibile. Qua sotto avevo messo i pigmenti olografici per farle e come vedete i dettagli si vedono perfettamente, bellissime tutto, ma sono davvero opachi. E io non so se queste creazioni qua, se a mezzo ci sopra il lucido, succede qualcosa o no. Quindi un po' il mio esperimento qua. Ne ho preparata un'altra, che adesso scopriamo assieme, che è il sole e la luna, che anche questa qua è super, iper, ultra opaca. Quindi andiamo a scoprire anche questa. Ho usato l'Easy Make per far prima. Wow, è spettacolare. È spettacolare. Ok. Adesso la limo un attimo, metto i guanti e andiamo a lucidarle. Ok, per lucidarle vado a usare questo, metto i guanti perché non si sa mai, non mi fido tanto delle cose chimiche, ma io li metto sempre i guanti comunque per qualsiasi cosa quasi, quindi. Allora, per fare il sole e la luna andrò prima a lucidarne una e poi l'altra. E vediamo che cosa succede. Oddio ragazzi, cambia. Io non pensavo che in queste qua così opache cambiasse qualcosa. Cioè, guardate. Mi sa che questo video qua dovrebbe essere abbastanza rilassante da vedere spennellare. Dopo mi sa che me lo riguardo 150.000 volte per... Wow. Bene anche nell'occhio. Ecco qua, ha più dettagli, ma guardate la differenza. Spennelliamo dolcemente. Wow. Ah, è andato, via l'ha messa a fuoco. Cioè, guardate che differenza. Manca ancora la bocca. Ok. Ecco fatto. Vediamo se ho messo dappertutto. A parte che quando perde la messa a fuoco luccica ancora di più. E questo adesso lo metto ad asciugare così poi facciamo la luna. E questo abbiamo visto che si asciuga, cioè nel senso si luccica. Vediamo Winnie. Pronti? Si mette a fuoco. Dai. Ok, vediamo. Allora, mettiamone metà e vediamo la differenza. Vediamo. Sì, cioè nettamente. Oddio, che differenza. Adesso ha perso la messa a fuoco, quindi luccica un po' di più. No, vabbè. Quindi finiamo di pitturare anche l'altra metà perché sono curiosa di vedere anche gli altri due, giustamente. Tiriamo bene. No, vabbè, ma ragazzi, fenomenale. Poi forse anche questo colore qua, cioè il colore che ho messo sotto che non è molto. Poi vediamo questo che avevo messo sotto il color Tiffany. E si cambia. Allora, non è estremamente luccicosa la cosa, però cosa succede? Si vedono molto di si vede di più l'effetto olografico, l'effetto glitter. Sì, guardate la differenza tra quello che ho messo e quello che non ho messo. Ottima cosa. Wow. Finiamo anche... Ah, ecco, giustamente doveva andare a cadere dalla parte giusta. vabbè. Che video sarebbe senza danni? I lati non mi interessano molto, mi interessa praticamente la parte sopra. Vediamo se l'ho messo su tutto. Sì, e anche questo nel fornetto che si è spento. Quindi prima di fare Topolino andiamo a fare la luna. Cioè, guardate la differenza, questo si vede perfettamente, tra quella
lucidata e quella no. E adesso lucidiamo anche la luna. Vediamo. Wow. Una ragazza è bellissima. Peccato per sta luce del cavolo. Dovrebbero uscire sole solamente per fare tipo il video, no? Se poi voglio fare nuvoloso tutto il giorno va bene. Però almeno quando faccio il video, un po' di solito. Ma è bellissimo, fatta blu e fucsia, che poi ovviamente i pigmenti poi quando li spalmi un po' se ne vanno dove cavolo vogliono. Quindi, cioè, guardate, è bellissimo. Cioè, vi ripeto, scusate per questa luce, a me non è che posso farci tanto, ma è bellissimo. Ok, ad asciugare e adesso manca Topolino. A rapporto, vediamo un po'. Eh sì, ha già la differenza. Allora, avevo paura che non lucidasse neanche un pochino, nel senso si lucidava però che non facesse questo granché, e invece si vede. Poi ovviamente, come al solito, quando ci sarà un po' di luce dal sole, magari faccio qualche video, qualche foto e la metto su Instagram. Oddio, guardate la differenza. Strabello. Emozionante. Perfetto, adesso qua finiamo di colorare, sicuro, lucidare Topolino. Asciugo anche questo, poi li vediamo un'ultima volta assieme. E poi sono molto soddisfatta del lavoro. Sì, davvero. Tutta un'altra cosa. Ok, adesso li tiriamo fuori uno uno, in ordine casuale. Allora, asciutti abbiamo Topolino con un pelo che non c'entra niente. Ancora. Bellissimo. Ovviamente mi piacciono di più così che come erano prima. Poi abbiamo il sole, vabbè, questo sole e la luna sono fantastici. Anche i colori mi piacciono tantissimo. Wow. Wow. Poi il piccolo Winnie. Questo è un po' strano il colore come sono capito perché assomiglia a questo proprio scuro. Probabilmente ho usato qualche miscuglio. E poi per ultimo Stitch. Questo è bellissimo il color Tiffany. Di cosa mi sono zozzata adesso? Bah, vabbè. Comunque fatemi sapere un po' che cosa ne pensate. Qual è la vostra preferita anche? E devo dire che non lo so, devo dire che c'è tutta la nebbia. Che strano. E niente, fatemi un po' sapere cosa ne pensate di questo video. Io vi ringrazio di aver guardato il video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!